A tutti i colleghi per questo webinar che sentiamo come particolarmente importante. 2 giorni fa c'è stata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e purtroppo, ahimè, contestualmente anche nella nostra regione abbiamo assistito alla consueta, purtroppo, mattanza del femminicidio. Quindi la sensibilizzazione, la presa di coscienza, la formazione e soprattutto direi l'azione in questo ambito sono più che mai assolutamente vitali. A questo proposito, oggi abbiamo questo webinar molto importante, tenuto da un orgoglio, oserei dire, della Non si sente più. Non si sente più? No. Ok, quanto più adesso non si sentiva più? Sì, un paio di secondi. Riparto. Sono adesso specificamente vitali. A questo proposito, oggi abbiamo questo webinar molto importante, tenuto da un orgoglio, oserei dire, della psicologia regionale, cioè webinar condotto dalla nostra consigliera Lucia Beltramini, che è anche, oso dire, senza grande timore di smentita, è una delle più grandi esperte sulla tematica della violenza di genere che abbiamo in Italia, ricercatrice, autrice di libri e capitoli, e insomma, quindi ancora una volta abbiamo la possibilità di fornire a tutti gli iscritti formazione d'eccellenza, nonostante questo periodo così difficile e sfidante, che naturalmente ci rende difficile fare la formazione dal vivo, come insomma siamo abituati e forse anche preferiamo fare. Per cui io vi do il benvenuto, ringrazio dal profondo del cuore Lucia per questo lavoro che sta facendo non solo oggi, ma nell'essere rappresentante del Friuli Venezia Giulia per il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine Nazionale e nel coordinare il neo avviato Comitato per le Pari Opportunità regionale anche all'interno appunto dell'Ordine del Friuli Venezia Giulia. Quindi un sentito ringraziamento a Lucia Beltramini, e godetevela, e grazie a tutti per la presenza e alla prossima occasione, che sarà prestissimo l'11 dicembre con un altro webinar. Buon lavoro e buona formazione. Ok, bene, spero che si sia sentito. In realtà, insomma, Gian Domenico è sempre troppo gentile. Comunque, con i saluti del nostro vicepresidente iniziamo questo webinar. Io farò entrare ancora le persone che mancano, quindi se vedete che così ho uno sguardo che porto anche proprio partecipante alle partecipanti. E prima di... Scusate. Vedo qualcuno che parla. Io non sento nulla. Mamma mia. Mi sentite? Sì. Ok. Sì. Sì. Va bene. Allora, chi non sente, va bene. Sì. Faremo il possibile, faremo il possibile. E chi non sente può essere che abbia qualche problema, allora legato magari al proprio, insomma, al proprio sistema di computer. Speriamo che si riesca a risolvere. Allora, intanto volevo, la prima cosa che volevo chiedervi, visto che in questo webinar non potremo affrontare tutto quello che avrei voluto, quello che si potrebbe così analizzare per quanto riguarda gli interventi di prevenzione sulla violenza a scuola, ma così mi piacerebbe capire
non so bene come, ma se qualcuno di voi si occupa già di questo tema, quindi non lo so, se in chat poi vuole dare un riscontro, anche solo un cenno, e questa è la prima cosa, e poi appunto cercare di rispondere ad eventuali curiosità o domande che così potrebbero esserci. Ciao Anna, intravedo qualcuno che conosco, e sempre scrivendo in chat però. Allora, inizio, condivido il mio schermo, e con sperando sempre che si veda, voi datemi un riscontro rispetto alle cose che accadono. Allora, aspettate. Ok. Ok, naturalmente funzionava tutto fino a un secondo fa. Ok. Ok, adesso dovreste vedere tutto, credo. Credo e spero. No. Ok, riproviamo. Bene, allora, qual è lo spirito dell'incontro di questa sera? L'idea è proprio quella di avere un momento di condivisione tra colleghi e colleghe rispetto al lavoro che si può fare in prevenzione della violenza a scuola. Allora, diciamo che per quella che è la mia esperienza di tanti anni di lavoro con i ragazzi, le ragazze, gli insegnanti, un approccio che sia anche positivo, costruttivo, che riesca veramente a cercare di vedere quello che è possibile fare per intervenire prima che la violenza si verifichi nella vita delle donne, delle ragazze, è sicuramente un punto di partenza fondamentale, e di solito è un po' l'atteggiamento che tendo ad avere sempre anche nei confronti, così, nei momenti di incontro formativo. Oggi sono un po' meno, cioè sono sempre fiduciosa, ma sono così, un pochino più determinata nel sottolineare l'importanza di agire e agire in maniera competente ed efficace, proprio perché davvero questi ultimi 2 giorni, poi in realtà, come diceva anche il dottor Bagattin, siamo abituati a sentire di casi di femminicidio, le storie di violenza delle donne. Però effettivamente proprio questi 2 giorni, attorno al 25 novembre, nei quali si sono consumate tante uccisioni di donne, e anche così vicino a noi, mi portano davvero a sottolineare con maggior forza l'importanza di agire e agire correttamente. E quindi un po' cos'è che ci serve? Qual è l'idea con cui ho pensato a questo webinar di stasera? Ci servono tante cose per riuscire a lavorare correttamente a scuola. Ho pensato che ci serve sicuramente sapere delle cose e saperle con chiarezza, e adottare quello che è un linguaggio per parlare di violenza che sia condiviso tra tutti e tutte, e sapere avere delle informazioni sui dati, sulla normativa, su quella che è la rete antiviolenza. Quindi sapere, quindi conoscere è assolutamente centrale. Saper fare, perché se vogliamo entrare in classe, se vogliamo lavorare con i ragazzi e le ragazze, se vogliamo collaborare con gli insegnanti, se vogliamo ancora di più scrivere dei progetti per poi realizzarli nei contesti educativi, ci sono delle competenze che dobbiamo avere, che dobbiamo potenziare sicuramente. E poi la terza cosa, saper essere, tutte quelle competenze trasversali che in realtà non è che in un webinar possono essere trasmesse più che tanto, ma possono essere condivise, perché sicuramente tutto quello che sono le competenze che ciascuno di voi ha per poter pensare di lavorare a scuola possono essere delle risorse veramente preziose. Per questo senso dico che un webinar, questo non è che lo può insegnare, però lo si può condividere davvero, perché ciascuno di noi può mettere del proprio nell'azione preventiva poi da realizzare in contesto scolastico, fermi restando ovviamente i punti Ecco. detti sopra. Ecco, ho sentito una voce, chiederei di chiudere i microfoni, grazie, perché sennò ho paura che si sentano troppe voci sovrapposte.
Ok, allora, posto che questo è quello di cui ci occuperemo in questo webinar, appunto, vediamo da dove partiamo. E personalmente, ok, io parto da qui, parto da quello che è successo ieri, e probabilmente tutti e tutte avrete letto del femminicidio di Aurelia, di questa giovane donna che abitava vicino a Pordenone con la sua famiglia e che è stata uccisa dal suo compagno, lasciando due bimbi piccoli. Ma sei sicura? Scusate? Non so chi sia a parlare, ma sento una voce. Vi chiederei di chiudere il microfono, grazie. E quindi io partirei da qui, proprio da questo che è un fatto di cronaca, ma perché sappiamo bene che il femminicidio, l'uccisione delle donne, in realtà è quello di cui si parla di più, però è anche quella che viene definita la punta dell'iceberg della violenza contro le donne, che di fatto donne che subiscono violenza in molteplici ambiti della vita, che possono subire questo tipo di esperienze in diversi contesti della vita, ma che prevalentemente, nei casi in cui c'è violenza, la subiscono da parte di uomini che queste donne conoscono bene, che sono spesso mariti, fidanzati, compagni o ex. Però appunto partiamo da un fatto di cronaca, partiamo dal femminicidio, per dire che però anche l'intervento che poi si va a fare a scuola, anche quando si parla di violenza con i ragazzi e le ragazze, sì, riguarda il femminicidio, sì, riguarda la violenza, ma deve assolutamente riguardare in primo luogo tutti quelli che sono i presupposti culturali che rappresentano la base, no? Della violenza contro le donne, dagli stereotipi sui ruoli di genere, al sessismo, al fatto di considerare le donne davvero come oggetti sessuali, il mancato rispetto, la mancata parità, quindi tutti quegli elementi che in qualche modo uno potrebbe dire ma insomma, non c'entrano forse con la violenza, non sono direttamente collegati, ma che in realtà sono assolutamente e strettamente collegati con la violenza. Tanto che quando noi parliamo di violenza contro le donne, io qua vi ho riportato soltanto qualche esempio di questi giorni, uno potrebbe dire ma cosa c'entra un'immagine di una donna come quella che potete vedere in basso, si tratta di una trasmissione, non so se ne avete sentito parlare, su Rai 2 che ha mostrato questo spezzone, questo tutorial su come le donne possono andare a fare la spesa, no? Abbigliate in vestiti succinti, che fanno mosse particolari o comunque seduttive. Cosa c'entra questo con la violenza contro le donne e la prevenzione della violenza? Certo che c'entra. L'esempio che vi ho riportato sopra è di un sondaggio che Radio Rai 3 ha fatto sulle frasi sessiste che le donne si sentono ripetere nel corso della vita, hanno raccolto tutta una serie di frasi che davvero descrivono ancora un contesto, quello nel quale viviamo, dove davvero la parità tra uomo e donna, anche se ha fatto dei passi avanti importanti, non è ancora stata raggiunta. E poi vi ho portato un altro esempio, quello di un calciatore, Claudio Marchisio, che in riferimento a quanto accaduto, forse ne avrete letto, alla maestra che così in provincia di Torino è stata vittima di revenge porn, quindi ha visto un video intimo che aveva girato con il suo fidanzato, che è stato poi divulgato e diffuso nelle chat del calcetto da parte del fidanzato, dell'ex fidanzato. Ecco la posizione di un calciatore che dice no, questa è violenza, non è, come dire, non è nient'altro che un comportamento violento, in questo caso revenge porn, che dall'anno scorso è diventato anche un reato grazie poi alla legge, il cosiddetto codice rosso. Quindi vi ho portato qualche esempio un po' per entrare nella materia e anche per dirvi che rispetto a ciascuno di questi esempi che vi ho portato, ognuno di questi potrebbe essere così uno spunto di confronto, volendo, anche per esempio con, penso ragazzi e ragazze, anche con insegnanti o anche con altri professionisti, o anche con altre persone con le quali vi potrebbe capitare di affrontare il tema della violenza, perché di fatto vanno proprio a toccare a tutti gli aspetti culturali della violenza ancora. Ma perché proprio occuparci di prevenzione?
Vi dicevo prima, la prevenzione, si sente tanto parlare di violenza contro le donne, sentiamo parlare di femminicidi, si sente meno parlare di prevenzione, anche se la prevenzione dovrebbe essere l'ambito dove investire più risorse ancora, perché ancora vengono investite troppe poche, perché di fatto è potrebbe configurarsi come l'elemento centrale per la lotta e il contrasto alla violenza contro le donne. Ovviamente è fondamentale il lavoro che le associazioni di donne, i centri antiviolenza e la rete antiviolenza fanno per aiutare le donne e i loro figli e figlie nelle situazioni di violenza, però lì ci muoviamo già e ancora nell'ambito della prevenzione terziaria. Quanto invece potrebbe essere importante investire e lavorare in prevenzione primaria o secondaria per cercare di produrre quel cambiamento culturale che ci viene chiesto non soltanto appunto dalle donne, non soltanto dagli organismi che si occupano di salute, ma anche dalla legge, per esempio la Convenzione di Istanbul, che probabilmente tutti conoscerete, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, che è la legge del nostro paese, la legge 77 del 2013, ma di fatto, così almeno per quanto riguarda il mio lavoro, è proprio un po' una bussola che mi orienta rispetto anche a come muovermi sia in prevenzione sia poi anche negli altri aspetti che riguardano la violenza contro le donne. E anche la stessa appunto Convenzione di Istanbul, per esempio, sempre portandovi degli esempi di cose che si possono fare con i ragazzi e le ragazze, con gli adolescenti, quelli un po' più grandi, potrebbe essere letta insieme, condivisa, analizzata, proprio perché gli elementi che sono là contenuti descrivono davvero tutto quello che si dovrebbe fare in tema di violenza contro le donne, quindi prevenzione, protezione delle donne, punizione dei colpevoli e politiche integrate. Perché la prevenzione? Perché ha una visione a lungo termine, come vi scrivo, no? Non ha un carattere emergenziale, non va a lavorare nelle situazioni che, ripeto, sono importantissime scusate che penso ci sia una chat. Sono importantissime da considerare naturalmente, ma ci permette di lavorare proprio per andare a modificare atteggiamenti e comportamenti nel lungo periodo. Perché lavorare in adolescenza? Perché, e questo ce lo dice sia la ricerca, sia anche davvero chi si occupa di prevenzione dei comportamenti a rischio, lavorare in prevenzione con ragazzi e ragazze in adolescenza potrebbe essere un momento davvero importante e cruciale, perché proprio lì si definiscono tante poi di quelle che saranno le scelte, ma anche gli atteggiamenti, ma anche le credenze che poi uno si porterà avanti nella vita adulta. E invece interventi corretti, condotti proprio in quella fase del ciclo di vita lì, potrebbero veramente fare la differenza, e quindi la prevenzione è importante sicuramente per tutti questi elementi. Per quanto riguarda la normativa, perché giustamente vi ho detto è importante per elementi sanitari, per elementi culturali, ma è importante anche perché di fatto abbiamo una legge che ce lo chiede, noi di questo dobbiamo essere consapevoli, sebbene gli interventi di prevenzione della violenza a scuola non siano ancora così strutturali come dovrebbero essere. Spesso vengono così realizzati un pochino a macchia di leopardo a seconda dei contesti, a seconda per esempio di scuole che intendono portare avanti progetti di questo tipo, oppure di singoli insegnanti e dirigenti che vanno a ricercare l'esperto, l'associazione che se ne occupa. In realtà, dal punto di vista normativo, si tratterebbe di iniziative che sarebbe cruciale far diventare strutturali. Normative di riferimento, vi ho citato la Convenzione di Istanbul, perché di fatto lì appunto sulla prevenzione si legge tutto, questo è il capitolo 3 che consta di 6 articoli, sono tutti rivolti alla prevenzione. Quelli che interessano più a noi sicuramente sono l'articolo 12, anche il 13, ma ancora di più il 14 e il 15. Nel 12 si dice quello che vi ho in sintesi cercato di trasmettere adesso, quindi l'importanza di lavorare sia sulla violenza ma anche su tutti i presupposti culturali. Nel 14 si parla di educazione,
Qui ve l'ho riportato tutto quanto, vi dico già che le slide ve le passerò, ve le posso passare tutte senza problemi, che naturalmente come mio solito ne ho fatte troppe, però piuttosto ve le lascio così potete leggerle, potete averle, però ecco, non serve che vi segnate tutto, però di fatto l'articolo 14 sicuramente sottolinea tutti gli elementi e l'importanza di lavorare in tutte le scuole di ogni ordine e grado. L'articolo 15 riguarda la formazione degli operatori, di coloro che potrebbero entrare in contatto con vittime o autori di violenza, e quindi di fatto sono tutti elementi sui quali possiamo giocare un ruolo anche noi se formati davvero su questo tema. Altra normativa, sempre per così dare il contesto di riferimento, a partire un po' dalla Convenzione di Istanbul, poi in diversi articoli di diverse leggi è stata sottolineata l'importanza di lavorare in prevenzione a scuola su questi temi. E dalla cosiddetta legge sul femminicidio, che all'articolo 5 sottolineava appunto l'importanza della formazione degli insegnanti, ma anche degli interventi con studenti e studentesse, la legge di riforma della scuola con l'articolo 16, ma ancora prima in realtà anche le indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione, sottolineavano l'importanza di portare proprio la cultura di genere, il rispetto della diversità di genere, anche in quella fascia d'età lì. E poi il piano strategico nazionale del Dipartimento per le Pari Opportunità del Consiglio dei Ministri, anche lì si ribadisce l'importanza di lavorare all'interno delle scuole, all'interno delle università. Quindi sicuramente la questione della violenza contro le donne riguarda il mondo della scuola e riguarda profondamente le azioni che si possono fare in prevenzione all'interno della scuola. Come vi dicevo prima, pensando proprio all'incontro di questa sera e a che cosa poteva servire a tutti noi in realtà per andare a lavorare a scuola, una parola che mi viene in mente, davvero anche stimolata da quello che è successo in questi giorni, dalla cronaca di questi giorni, ma non sull'emergenza, ma proprio sulla prassi, no? Su come lavorare bene, la parola è responsabilità, perché ciascuno di noi può fare delle cose importanti. Davvero possiamo anche fare la differenza con percorsi di prevenzione fatti bene, però ecco, abbiamo una responsabilità affinché questi percorsi vengano fatti correttamente e ecco, con l'intenzione davvero di agire un cambiamento positivo prestando attenzione a diversi aspetti, ovvero che chi interviene a scuola, chi lavora nelle scuole, possieda sicuramente appunto una robusta formazione sulla violenza e che adotti un approccio sensibile al genere, che conosca molto bene tutta la realtà, vi dicevo anche prima, della rete antiviolenza presente sul territorio e che in qualche modo abbia anche dei professionisti a cui fare riferimento, perché lo sappiamo, la violenza contro le donne è una problematica che necessita spesso di una presa in carico, comunque di una lettura del problema multidisciplinare. Infatti, come vedete fino adesso, vi sto parlando e vi ho parlato praticamente solo di normative, cioè nel merito della psicologia non siamo entrati forse così nel dettaglio, vi ho parlato di aspetti culturali, di norme, ma di fatto la questione è questa, ci sono sicuramente molti aspetti che attengono alla salute, perché di fatto se la violenza contro le donne è un problema culturale, sociale, politico, molto spesso l'impatto è sanitario, perché le donne stanno male sulla salute fisica, psicologica, sessuale, riproduttiva, e quindi chiaramente poi noi potremo vedere l'esito della violenza su queste donne che possiamo anche trovarci ad incontrare, però sicuramente appunto le competenze, le conoscenze che è necessario avere devono attingere un po' da tante discipline. E poi appunto, come dicevo prima, diverse competenze trasversali che sono cruciali, sono importantissime nel lavoro con ragazzi e ragazze e che ci possono davvero aiutare a entrare in relazione con loro nella maniera corretta, perché naturalmente se noi pensiamo che questi temi sono spesso delicati per tanti adulti, possiamo immaginare che cosa vuol dire per ragazze e ragazze trovare ad affrontarli, iniziare magari a guardarli per la prima volta, pur essendo esposti a questo tema praticamente quotidianamente, perché se io penso anche, non so, fino a qualche anno fa, per esempio, vi dico una cosa che può sembrare una banalità, ma fino a 7-8 anni fa, quando entravo in classe e parlavo del femminicidio,
mi dicevano, cioè nessuno sapeva quasi il termine, no? Cosa volesse dire femminicidio. E entro in classe adesso, utilizzo lo stesso termine, ancora femminicidio, sì, cioè quasi seccati, perché è un termine che sentono ripetere spesso e volte in televisione, nei programmi o di cui possono leggere online. Allora chiaramente siamo passati da avere magari un silenzio su tanti temi legati alla violenza a quello che adesso è anche però forse tanto un rumore, no? Per cui tante fonti di informazione che arrivano da diverse parti e che però non sempre sono corrette, non sempre sono affidabili. Invece noi, cioè nel momento in cui andiamo ad intervenire, è cruciale che diamo delle indicazioni che siano corrette, affidabili e scientificamente fondate. Allora, io spero vivamente che vediate, sentiate, ma finché non ho accenni diversi vado avanti. Allora, cosa vi ho detto prima? Sapere, saper fare, saper essere. Che cosa dobbiamo sapere? No? Allora, dobbiamo sicuramente muoverci in maniera sicura, e così proprio davvero dal punto di vista delle conoscenze sul tema della violenza contro le donne, sul tema della violenza sulle ragazze, che non è una cosa diversa, però esistono delle specifiche forme di violenza che interessano le ragazze e che è qualcosa che dobbiamo conoscere. La rete antiviolenza, le risorse per le vittime, la normativa che abbiamo visto e quello che la ricerca scientifica ci dice su che cosa sembra funzionare in prevenzione rispetto alla violenza. Tutto questo perché e il rischio è che se no noi possiamo cercare di fare dei progetti, dei percorsi, magari anche molto belli, ma che non risultano poi alla fin fine utili o che non portano i risultati che noi spereremo di avere. E tutto questo lo possiamo sapere in che modo? Facendo ricerca, basandoci sulla ricerca, cercando di valutare quello che è il nostro intervento. Allora, aspetta che vedo una domanda. Ok, benissimo, grazie, saluto chi mi saluta, ecco, è veramente difficile farlo, essere così connessa a distanza, ma ci proviamo. Allora, su questo passaggio, visto che appunto non vi conosco tutti e tutte, non posso soffermarmi su tutta quella che è la letteratura sulla violenza contro le donne, anche se naturalmente è cruciale, diciamo solo alcune cose, alcuni elementi brevemente per avere proprio una panoramica almeno veloce su cui essere tutti e tutte d'accordo, no? Allora, e che di nuovo partono dalla Convenzione di Istanbul sicuramente, e quindi la definizione di cos'è la violenza contro le donne, quindi la violenza nei confronti delle donne è una violazione dei diritti umani, è una forma di discriminazione contro le donne comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano, sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia che questo avvenga nella vita pubblica sia che avvenga nella vita privata. Quindi violazione dei diritti umani, forma di discriminazione contro le donne, detto chiaramente, che si basano, quindi tutte le violenze che si basano sul genere, sempre dalla Convenzione di Istanbul, leggiamo che cos'è, come viene definito il genere, sono ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini. E quindi dire questo ovviamente ci colloca già nell'idea di dire che è qualcosa che attiene alla società, qualcosa che attiene alla cultura, è qualcosa che in qualche modo su cui noi possiamo andare ad intervenire per produrre un cambiamento in senso positivo, in senso più paritario. Ci dice anche che non è che gli uomini nascono biologicamente predisposti alla violenza e le donne hanno una qualche predisposizione a subirla, ma ci dice che la violenza ha proprio le sue radici nella cultura e in quelli che sono appunto i ruoli, i comportamenti, e tutto quello che viene considerato tipicamente o così attribuito alle donne o agli uomini, e su questo ovviamente è importante lavorare. Allora, che cosa non è la violenza? Sempre brevemente, non è un'emergenza di questi ultimi anni,
non è un problema che colpisce una singola donna vittima di violenza, un singolo uomo aggressore, non è un fatto privato, non è un problema relazionale, non è un problema psicologico. Come vi dicevo prima, sì, è vero che noi poi ci troviamo a lavorare con le donne che possono avere delle sofferenze a livello psicologico, però di per sé è un problema più complesso, è un problema più ampio, che anche se può colpire quella donna o riguardare quel contesto familiare o riguardare quell'uomo autore di violenza, in realtà è proprio la lettura che viene data anche nell'ambito della Convenzione di Istanbul, è che la violenza contro le donne appunto è un problema grave dal punto di vista politico, sociale, culturale, di salute pubblica, e che sì, non appartiene al caso isolato, ma è qualcosa che possiamo ritrovare e purtroppo ritroviamo fin troppo di frequente nelle nostre società. Queste due slide ve le ho semplicemente messe per ricordare che di violenza contro le donne noi sentiamo parlare, in particolar modo abbiamo iniziato a sentirne parlare dagli anni 70 del secolo scorso, però non è qualcosa che davvero è iniziata in quel momento, ma c'è sempre stata. Semplicemente non veniva chiamata così. Molto spesso le violenze sulle donne non venivano lette come tali, appunto perché considerate anche legittime all'interno del contesto culturale. Pensate che è solo nel 1981 che è stato abrogato il delitto d'onore, che di fatto era così una norma prevista nel nostro codice e che prevedeva una riduzione importante della pena per l'uomo, il padre, il marito, il fratello che uccideva la donna, quindi la moglie, la figlia o la sorella, perché se questa aveva violato l'onore maschile. E quindi chiaramente quella che cos'è se non legittimazione della violenza? Anche lì, anche in quel caso, adesso noi l'avremmo chiamato femminicidio. Una volta c'era un attenuante rispetto a questo tipo di delitti, o anche la pratica del matrimonio riparatore, sempre abolita nell'81, per cui se una donna, ma anche una ragazza minore, veniva violentata, però poi il suo violentatore, il suo stupratore, la sposava, allora il reato era estinto. Allora chiaramente quell'atto noi adesso lo chiameremo violenza sessuale, lo chiameremo stupro. Nel momento in cui però era prevista una norma che in qualche modo lo cancellava perché il violentatore sposava la ragazza, ovviamente capite bene che quella è legittimazione di un comportamento violento. E quindi il motivo di queste due slide era proprio per dire che di violenza contro le donne se ne sta parlando fine degli anni 60, del secolo scorso, inizio anni 70, e davvero poi, da quel momento in poi, i cambiamenti sono stati tanti, anche nelle normative, anche nel contesto culturale nel quale tutti e tutte viviamo. Quando parliamo di violenza contro le donne, noi parliamo di tante cose e di tanti momenti diversi nei quali la violenza si può ritrovare. Davvero, fin da bambine, le bambine, poi le ragazze, poi le donne sono maggiormente a rischio sicuramente di subire varie forme di violenza sessuale, ma anche appunto di violenze psicologiche, fisiche, economiche. La forma di violenza che le donne subiscono di più in tutto il mondo è però la violenza domestica cosiddetta, chiamata anche violenza da partner o violenza da ex, che vede appunto circa una donna su tre come vittima di violenza da un partner, da un ex nel corso della vita. Poi anche lì, rispetto ai dati di ricerca, fare ricerca sulla violenza non è sempre facile, non apro neanche questa parentesi, ma è per dire che i dati che ci vengono forniti sono sì allarmanti, però in qualche modo potrebbero anche rappresentare in un certo senso una sottostima rispetto a un fenomeno che effettivamente è molto, molto frequente. Sempre per quanto riguarda la violenza, le definizioni, vado via veloce appunto, ma vi rimando sempre alla Convenzione di Istanbul, che definisce la violenza domestica come tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica e economica che si verificano all'interno della famiglia, del nucleo familiare o tra attuali e precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
Quindi questa sicuramente è la forma più frequente di violenza, non è l'unica forma, come vi dicevo prima, ci sono tante tipologie di violenza che possono interessare le donne, però spesso penso anche appunto ai casi di cui sentiamo parlare di più, quelli che possono poi arrivare alla cronaca, che possono ahimè concretizzarsi anche nei femminicidi, hanno alle spalle, possono avere alle spalle violenze domestiche che vanno avanti anche da diverso tempo. Un altro punto, sempre perché vi dicevo che ci tenevo a fare questo rapido excursus sulla violenza, è un altro punto centrale quando ci si occupa di violenza, sul quale appunto è importante che tutti e tutte abbiamo una visione completa, è che quando se la donna che subisce violenza è anche una mamma, quindi se ci sono dei figli, delle figlie nel nucleo familiare o comunque nella vita della donna che subisce violenza, i minori di fatto sono sempre coinvolti nella violenza domestica. Possono esserlo perché vittime essi stessi di violenza diretta, e questo sempre i dati di ricerca ce lo dicono, che sono maggiormente a rischio di subire direttamente violenza. Possono essere vittime di violenza assistita, e la Convenzione di Istanbul ce lo dice chiaramente, ma qualunque dato di ricerca ci dice che appunto se una donna che è anche mamma subisce violenza dal proprio di solito compagno, marito, fidanzato, che è solitamente il padre o il compagno appunto della madre, i bambini sono esposti alla violenza assistita proprio sulle loro madri. Violenza sulle donne, violenza sui minori hanno altri punti di contatto. Io vi ho riportati alcuni, quelli che secondo me proprio sentivo più, così, più stretti. Penso agli orfani di femminicidio, penso anche davvero a quei due bimbi che ieri hanno perso la mamma per colpa del padre. Sono orfani di femminicidio, i cosiddetti orfani speciali. Anche qua la loro presenza c'è stata da sempre, da quando le donne hanno iniziato, ahimè, ad essere uccise dai propri compagni, però il fatto di avere un nome, di essere chiamati così, di iniziare a poter dare anche la loro voce è qualcosa, è uno spazio proprio di pensiero, di riflessione che abbiamo avuto in questi ultimi anni. Anche i dati vengono raccolti da relativamente poco tempo. Per quanto riguarda altri punti di collegamento, le violenze in gravidanza, allora noi sappiamo, la ricerca ce lo dice, che il momento più a rischio per le donne di subire violenza è il momento in cui decidono di interrompere una relazione, e questo ovviamente non vuol dire che la donna deve rimanere con il partner maltrattante, ma che proprio in quel momento la protezione deve essere massima, ma è un altro momento a rischio è la gravidanza, che così potrebbe sembrare appunto una cosa paradossale, perché appunto l'arrivo di un figlio, una nascita, una cosa positiva, in realtà proprio la gravidanza e l'arrivo di un figlio sono momenti a rischio, e tutto questo può impattare negativamente ovviamente sulla salute anche del futuro nascituro. Altri collegamenti, il fatto che la violenza si configura come un attacco alla relazione di attaccamento alle competenze genitoriali materne, ma anche così un rischio perché bambini e bambine apprendano dei modelli di relazione disfunzionali per il futuro, e qui su questo ovviamente la ricerca ci dice chiaramente che il fatto di aver assistito a violenza nel contesto, scusate che sento rumori, della famiglia d'origine, appunto rappresenta un fattore di rischio per i bambini di diventare adulti maltrattanti e per le bambine di subire violenza in età adulta. Ovviamente fattore di rischio e non legame causa-effetto. Cosa vuol dire? Che ci possono essere altri elementi che nel corso della vita provocano comunque un cambiamento, producono un cambiamento positivo, per esempio anche un percorso di sensibilizzazione su questi temi, quindi ovviamente dipende da qual è la situazione e da qual è il livello di esposizione alla violenza, però non necessariamente il fatto di aver assistito alla violenza è sempre così, determina sempre una traiettoria di quel tipo lì poi in età adulta, però sicuramente è uno degli elementi di rischio che noi non possiamo non considerare. Ok, l'impatto della violenza sulla salute, io qua vi ho riportato questa slide, ma ve la lascerò, ovviamente la violenza può andare ad impattare in senso negativo su tutti gli aspetti della salute, come vi dicevo, fisica, psicologica, sessuale e riproduttiva delle donne.
Quindi questa ve la lascio qui. Una cosa però che volevo sottolineare proprio nell'ottica di che cosa dobbiamo sapere, anche così, prima di entrare a scuola sicuramente, ma anche proprio pensando all'intervento a scuola, è che noi in tutto questo che è la questione della violenza contro le donne possiamo entrare come parte di una rete più ampia che è fatta da diversi soggetti che di questa questione si occupano a diverso titolo ovviamente, no? Per cui esistono i centri antiviolenza con le case rifugio che possono dare davvero rispondere anche a quelli che sono i bisogni materiali delle donne, oltre che all'assistenza legale, ma anche all'assistenza psicologica. E ci sono poi però tantissimi altri soggetti che fanno parte di questa rete, tutti quelli che sono i servizi sanitari sul territorio, ma anche ovviamente i comuni, i servizi sociali, e poi tutto quello che riguarda la sfera legale, ma anche la componente economica. Quindi davvero la rete e come ci muoviamo rispetto a questo tema, non siamo da soli, non dovremmo essere da soli, ma dovremmo cercare di trovare il nostro spazio all'interno di una rete più ampia che si occupa della questione. Scusate che devo sempre dare un occhio anche alla chat, che in questo momento non riesco a vedere. Ok, aspettate. Detto che bambini vittime di violenza assistita. Ok, faccio una pausa e leggo una domanda che mi state facendo. Allora, hai detto che i bambini vittime di violenza assistita sono più predisposti a diventare adulti maltrattanti, mentre le bambine sono più predisposte a diventare vittime di violenza da adulte. Allora, sì. Questo allora, come ho detto prima, sicuramente il fatto di essere esposti alla violenza del padre sulla madre, del compagno della madre sulla madre, li espone ad un rischio aumentato di violenza, di esercizio per i maschi e di subirla per le ragazze. Vi dicevo prima, fattore di rischio, non causa certa, nel senso che a parità di altre condizioni, il rischio poi di questo esito sulla salute è aumentato. Ovviamente, appunto, ci possono essere situazioni nelle quali tutto questo non si verifica, per cui magari anche proprio perché sono un bambino, ho assistito, ho subito a violenza nell'ambito della mia famiglia, poi crescendo non replicherò mai questo tipo di modello nella mia vita futura, ok? Quindi potrebbe anche essere che aver vissuto proprio quell'esperienza lì in realtà mi porta poi a comportarmi in maniera completamente diversa, oppure diventerò una persona che si impegna per lavorare in prevenzione appunto rispetto alla violenza, quindi questo assolutamente può accadere. Io vi dico quello che però è un elemento di rischio, come ce ne sono tanti altri. E, in una slide che vi mostrerò più avanti ho cercato di riassumere, quelli che sono alcuni degli elementi, alcuni dei fattori di rischio rispetto alla violenza, perché è vero che c'è questo della violenza assistita, però ci sono anche altri elementi, altri fattori di rischio che possono, adesso vi faccio un esempio che può sembrare banale, ma per esempio il fatto di per un ragazzo far parte di un gruppo maschile nel quale le ragazze sono considerate semplicemente degli oggetti sessuali, dove c'è una visione del maschile molto stereotipata, ma proprio in senso di una mascolinità che adesso viene definita tossica o comunque appunto violenta, ma anche così dominante, disinteressata delle emozioni dell'altro, eccetera, eccetera, anche questo è un fattore di rischio rispetto all'esercizio di violenza. Ovvio che non vuol dire che tutti i ragazzi che fanno parte di quei gruppi diventeranno degli autori di violenza, però che a parità di condizione hanno un rischio aumentato rispetto alla violenza, questo, in questo senso, fattore di rischio. Una collega dice giustamente, credo sia importante sottolineare anche la presenza di centri che si occupano della rieducazione del maltrattante, sì, come dicevamo prima, noi oggi ci stiamo muovendo in quello che è l'ambito della prevenzione o comunque entreremo
nell'ambito della prevenzione primaria secondaria, quindi interventi rivolti a coloro che non hanno non hanno esperienza, non hanno avuto esperienza di violenza o comunque che presentano degli elementi di rischio per la violenza, quando ci muoviamo nell'ambito dei centri antiviolenza o dei centri per uomini autori di violenza, lì ci muoviamo nell'ambito della prevenzione terziaria e ovviamente in questa rete che vedete, però adesso noto che dallo schemino effettivamente, aspettate che vedo, sì, non sono citati, però giustamente ci sono anche i centri per il lavoro con gli uomini autori di violenza, questo è importante da dire, e che sono delle realtà e che anche la Convenzione di Istanbul, prima vi ho mostrato appunto l'articolo 3 che parla della prevenzione, all'articolo 16 la Convenzione di Istanbul prevede proprio il lavoro anche con gli uomini. Grazie Alice, che non conosco, ma insomma la ringrazio. Allora, risorse per le vittime, sempre appunto nell'ottica di che cosa dobbiamo sapere prima di pensare di entrare a lavorare a scuola su questi temi, insomma che esistono i centri antiviolenza, che esiste un numero nazionale antiviolenza e antistalking, che esistono degli servizi sul territorio. Qui vi ho messo il consultorio familiare e lo spazio giovani pensando soprattutto a ragazzi e ragazze, però insomma, sto seguendo un corso di White Dove. Ok, grazie. Io poi vi leggo più avanti, magari se ci sono domande le condivido con tutti, però sì, ok. E se devo tornare indietro. Okay. Ovviamente altre risorse, nel caso di problematiche appunto di salute, pronto soccorso, le forze dell'ordine, i vari servizi sul territorio, servizio minori della questura, servizio sociale del comune, altri servizi sanitari territoriali, tribunali e procure. Tutte queste cose che vi dico vi potrebbero sembrare così molto strane dall'idea di un intervento fatto in classe, però in realtà dare anche ai ragazzi e alle ragazze proprio i riferimenti, ovviamente tarati sul proprio territorio, di che cosa esiste e a chi potersi rivolgere per chiedere aiuto è uno degli elementi importanti, degli obiettivi importanti di questo tipo di intervento, in modo che davvero non parliamo soltanto di cose astratte o di cose che possono vedere dal di fuori, ma che davvero possano avere anche delle risorse nel caso dovessero averne bisogno. Velocemente qualcosa sulla violenza in adolescenza, dando anche, sicuramente lo saprete già, ma solo per fare il punto anche su questo. Allora, vi dicevo prima, non è che le violenze sulle donne adulte sono necessariamente diverse da quelle che subiscono le ragazze, chiaramente cambia la fase del ciclo di vita in cui le ragazze si trovano. E anche ovviamente quello che poi può essere l'impatto anche poi per il futuro nella vita delle ragazze. Allora, sicuramente una cosa che vi dico è che anche se le violenze si possono verificare anche in adolescenza, lo sguardo sulle ragazze viene portato in poche occasioni, nel senso che c'è attenzione giustamente a quello che succede nella vita delle donne adulte, si guarda anche al contesto nel quale crescono bambini e bambine. Quando si parla delle adolescenti, un pochino c'è, anche rispetto alla letteratura, un pochino, quasi un vuoto, no? Quasi come se non si collocassero bene né nella fase adulta né in quella, né considerati bambini o minori, però di fatto le esperienze che possono trovarsi a vivere in adolescenza rispetto alla violenza possono essere numerose, per cui l'adolescenza è una fase della vita anche a rischio per possibili esperienze di violenza. Violenze che possono verificarsi in diversi ambiti, quindi già nelle prime relazioni di coppia, tanto che anche la Convenzione di Istanbul dice che la violenza domestica, proprio l'espressione è da estendersi anche alle ragazze al di sotto dei 18 anni di età, ma anche esperienze di, per esempio, violenze, molestie sessuali anche al di fuori della coppia, di solito esercitate da ragazzi o uomini che sempre le ragazze conoscono. E quindi diciamo che le violenze da sconosciuto possono esserci, però sono sicuramente in misura molto minore rispetto alla violenza da ragazze e uomini conosciuti. Per quanto riguarda la nostra regione, questi dati li ho presentati, li presento da tanto tempo,
aspetta che leggo. Mi pare non ci siano interventi importanti sugli uomini. Adesso arrivo a tutto. Cioè. Allora, forse in adolescenza più una violenza psicologica fatta di prese in giro, insulti razziali, fatti anche da gruppi di ragazze su altre. Ok, allora, aspettate che torno indietro. Ok. Allora, no, in realtà ci sono interventi, cosa vi rispondo? Intanto me lo segno, interventi sui maschi, sì. E sulle forme di violenza che le ragazze possono trovarsi a vivere? No, in realtà sì, le violenze psicologiche, ma le violenze, per esempio, le violenze sessuali, l'adolescenza, anche l'infanzia, ma l'adolescenza sono delle fasi della vita particolarmente a rischio per la violenza sessuale e le molestie sessuali. Quindi sicuramente quell'aspetto lì c'è. E le violenze psicologiche ci possono essere, i dati che vi mostravo adesso, questi che abbiamo raccolto noi in uno studio che abbiamo condotto nel 2007 con più di 700 ragazze e ragazze della nostra regione e che rimane tuttora uno dei pochi studi italiani che proprio ha visto adolescenti intervistati sulle loro esperienze, le percezioni di violenza, e noi abbiamo visto chiaramente, misurando per esempio le esperienze di violenza nella coppia, i dati che vi ho scritto qui, quindi in almeno una coppia su 10 ci sono già forme di violenza anche gravi rispetto alle violenze psicologiche o i cosiddetti comportamenti di controllo, che sono chiamarti 100 volte al giorno, voler sapere dove sei, cosa fai, con chi sei, impedirti di vedere delle persone, isolarti, eccetera. E oltre alle violenze psicologiche, più di una ragazza su 10 ha subito già violenze fisiche in coppia. E più di una ragazza su 10 anche pressioni, molestie e violenze sessuali dai propri fidanzati. Quindi questo per quanto riguarda la violenza nella coppia e nelle coppie di adolescenti, è la fotografia che noi abbiamo fatto ormai 13 anni fa. I dati della letteratura non sono molto differenti da questi. Quello che noi quella volta non abbiamo misurato sono tutte le cosiddette nuove forme di violenza che passano attraverso, per esempio, i social o i nuovi dispositivi tecnologici che di fatto non è che inventano altre forme di violenza, però possono rendere tipologie di violenza che già conosciamo ancora più gravi, più presenti nella vita, ancora più spaventose, mi verrebbe da dire, perché se prima una violenza psicologica, penso, non so, al ragazzino, alla storia che si conclude, e al fidanzato che così che non si rassegna a questa conclusione, che inizia a parlare male della ragazza, eccetera, eccetera. Se prima magari questa cosa rimaneva più confinata nel cerchio delle amicizie più strette, grazie a un social, grazie a un messaggio, un altro canale di informazione tecnologico che adesso è così presente nella vita dei ragazzi, ma anche di tutti noi, ovviamente questa cosa può essere molto più pervasiva, ma anche davvero molto più estesa, e chi la subisce non sa mai, non sa quando questa cosa potrebbe avere un confine o se ce l'ha, sia fisico che temporale. Quindi davvero anche questo è un elemento di cui adesso è importante tenere conto, e anche per chi lavora in classe, chi va nelle classi. E penso anche alle collaborazioni, perché si possono avere anche con gli altri professionisti, chi per esempio si occupa di fenomeni come il cyberbullismo o la sicurezza sul web, è importante che ci sia proprio un parlarsi rispetto a questi temi, perché può essere molto diverso, no? Fare un incontro sul cyberbullismo avendo in mente che l'aggressore o chi può esercitare questo tipo di comportamento è qualcuno di sconosciuto o qualcuno con cui comunque il rapporto è relativo, viceversa magari capire che l'autore di questo tipo di comportamenti è il fidanzatino, il compagno di classe, il ragazzo che fino a un momento prima mi piaceva, ovviamente è diverso, perché c'è tutto l'aspetto di relazione che gioca un ruolo non indifferente. Allora, aspettate che... Sì, poi io ripeto, sto andando avanti perché volevo arrivare all'intervento a scuola, poi se volete che ci fermiamo invece sulle singole forme di violenza o approfondiamo questo aspetto, per me va ugualmente bene. Ok, sulla cyberviolenza vi ho detto già qualcosina.
Vi dico ancora qualcosa e poi mi fermo e leggo quello che mi avete scritto. Per quanto riguarda tutta la sfera delle molestie sessuali, io ho scritto a scuola, ma in realtà quando si intendono a scuola, almeno quello che i rapporti di ricerca ci dicono, quando si parla di molestie a scuola si può intendere anche le molestie che le ragazze possono vivere da parte di compagni di scuola o nel tragitto per andare a scuola o anche tutto quello che riguarda un pochino questa sfera dell'online di cui vi stavo parlando adesso. E davvero molestie sessuali possono iniziare anche quando le ragazze sono molto piccole e anche possono davvero colpire molte ragazze e ragazzine. Vi ho riportato questa frase che in questo rapporto è molto interessante, poi appunto se vi interessano anche i riferimenti così della letteratura posso farvi una piccola bibliografia. UNESCO e UNJAI scrivono: molta della ricerca sulla violenza contro i bambini nelle scuole, qui già parlano di bambini, ha trascurato di esplorare il ruolo del genere, eppure la maggior parte delle forme di violenza nelle scuole è profondamente radicata in relazioni di genere inique, norme sociali di genere e pratiche discriminatorie. Quello che invece vi ho scritto sotto è uno studio che è stato condotto con adolescenti e insegnanti. E alcune delle conclusioni che riportano: la maggior parte delle ricerche su aggressioni e bullismo non ha messo sufficientemente in evidenza la natura essenzialmente sessuale delle vittimizzazioni dei ragazzi sulle ragazze adolescenti. Quindi questa componente sessuale sessista, mi verrebbe da dire, non è entrata ancora in maniera così marcata nelle riflessioni che si fanno su tanti dei comportamenti che noi possiamo osservare nel contesto scolastico. È chiaro che non tutto, per esempio, non tutti gli atti di bullismo o non tutti gli atti di cyberbullismo attengono a questioni di violenza di genere, è però vero che molti di quelli che magari attengono a questa sfera non vengono letti come tali. Invece è importante riuscire a capire che esiste anche questa componente che non è neutro, appunto. Neanche alcuni fenomeni che vengono così un po' descritti come neutri non sempre lo sono. Allora, l'impatto sulla salute come per le donne, ve lo lascio, perché è qualcosa che a noi interessa molto, sì per la prevenzione, mi verrebbe da dire ancora di più poi per l'intervento, poi per chi si occupa di clinica, chi si occupa di psicoterapia, però è un elemento di cui è importante essere consapevoli, perché anche sulla salute delle ragazze ovviamente la violenza fa male. Allora, aspettate che adesso vado a leggere un secondo le domande. Se mai ce l'ho. Allora, le domande. Cyberbullismo, esatto. Violenze psicologiche. Allora, dunque, infatti quella sul cyberbullismo non mi soffermo perché l'ho anticipato anche io. Violenze psicologiche nei confronti delle donne mature, con una svalorizzazione nel momento in cui si perde la capacità riproduttiva anche da parte delle stesse donne, ok? È anche una questione di cultura, perché una donna dovrebbe vergognarsi di essere ripresa dall'antenato sessuale, un uomo no, ok? Sicuramente è una questione culturale, no? Su questo sono d'accordo con voi. Rispetto invece al discorso delle donne che svalorizzano altre donne o anche delle ragazze, che svalorizzano o maltrattano le altre ragazze, è evidente che anche questa è una realtà, viene chiamata, non so, bullismo al femminile, ogni tanto viene etichettata in questo modo, e sicuramente diciamo che può far parte della vita delle e degli adolescenti, sicuramente è qualcosa che non stupisce, considerato il fatto che ancora il nostro contesto nel quale siamo inseriti tutte e tutte è poco favorevole per quanto riguarda la solidarietà femminile, per esempio, e anche la reciproca valorizzazione del femminile, e quindi possono anche verificarsi questo tipo di comportamenti che spesso possono mimare un po' quelle che poi sono delle azioni stereotipicamente associate al maschile e che sicuramente non vanno nella direzione di
di una parità o di un rispetto tra, tra ragazzi e ragazze, neanche all'interno del genere femminile stesso, ma di fatto il contesto culturale, che poi è anche la stessa cosa che ogni tanto mi dicono, quando dicono ma ci sono delle donne che nei confronti delle altre donne sono anche più no, cattive, ma ancora più crudeli o dure rispetto agli uomini. Diciamo che questo può capitare, è sempre partendo dal presupposto che siamo inseriti in un contesto culturale che è ancora profondamente discriminatorio nei confronti delle donne, sia uomini che donne fanno parte di questo contesto, quindi può essere che questo sguardo sul femminile sia condiviso anche da, da alcune donne, quindi ancora tanto lavoro è necessario da fare anche proprio per promuovere questa solidarietà femminile, che invece è cruciale ed è importante. Però qua entreremo un pochino di più nel, così, in quelli che sono anche i meccanismi tra, tra gruppi sociali, no? Sui quali ora non mi soffermo, però è chiaro che una riflessione in questo senso va fatta, perché sennò è come quando dicono, è come quando appunto si rimane sorpresi, cioè, giustamente anche, mi viene da dire, però quando alcune sentenze vengono formulate da giudici donne, da, insomma da giudici che dovrebbero, che ci si aspetterebbe fossero più solidali nei confronti delle altre donne, invece noi per esempio non riscontriamo questo tipo di solidarietà. Diciamo che il contesto è un pochino lo stesso, alcuni pregiudizi, stereotipi sulla violenza sono condivisi a livello proprio culturale, e non è soltanto perché si è donne che si è immuni rispetto a questo tipo di messaggi, quindi l'importante è fare un lavoro sia con maschi sia con femmine. Aspettate che vedo altri messaggi, perché assolutamente poi dopo voglio rispondere anche a chi mi scrive dell'intervento con i ragazzi, con i maschi. Allora, aspettate un attimo. Sì, allora. E in effetti nel caso della maestra di Torino le donne sono state più spietate degli uomini, esatto, per esempio in quel caso lì sono state più spietate degli uomini su quella maestra, facendole pure perdere il lavoro. Di fatto è successo così, sia la mamma del bimbo che è andata a raccontare quello che è successo, sia poi la dirigente della scuola, sì, sicuramente non sono state assolutamente solidali con la maestra. E Cinzia, che non conosco, però cita un libro bellissimo che è La mia parola contro la sua, di Paola De Nicola, che è la giudice che veramente ha cercato di analizzare il tema del pregiudizio nelle aule di tribunale. Grazie Cinzia che lo hai ricordato. Ok, sono andata via velocissima, ma proprio più che potevo, per arrivare alla questione della prevenzione. E così alcuni elementi che potrebbero esserci utili per la prevenzione. Ok, però voi continuate a scrivere, io cerco di tenere l'attenzione focale, cioè così un po' su tutti e due gli aspetti. Allora, sempre per darci queste coordinate rispetto a come poter lavorare in maniera il più possibile corretta, anche alla luce di quello che ci chiedono e ci dicono gli organismi che si occupano di salute, oltre che quelli che si occupano di legge, oltre che quelli che si occupano di diritti umani, e che appunto ci dicono: se volete fare prevenzione, cercate il più possibile di adottare uno sguardo che è quello della salute pubblica, che ci dice appunto è cruciale avere i dati, sapere quanto frequenti sono i fenomeni che si vanno a, sì, su quali si va a lavorare, cercare di capire quelli che sono i fattori di rischio, i fattori protettivi. E esplorare le modalità per prevenire questo tipo di comportamenti o questo tipo di problematiche, e poi diffondere le informazioni sui programmi che sono risultati efficaci. E da qui si sottolinea sempre con forza l'importanza della valutazione di quello che facciamo, perché come vi dicevo prima, noi potremmo essere animati dalle migliori intenzioni e così veramente anche portare avanti dei progetti molto belli, però se non valutiamo l'impatto di quello che stiamo facendo, il rischio è che magari davvero arriviamo magari a risultati opposti rispetto a quelli che volevamo ottenere. Questo approccio di salute pubblica riprende, richiama quello che è il modello ecologico che tutti e tutte conoscerete, così dagli studi di psicologia e comunità, Bronfenbrenner, e che appunto vede ciascuno di noi inserito in diversi contesti di vita, da quello individuale, relazionale, di comunità e sociale,
E questo modello ecologico, nella lettura che l'approccio di salute pubblica fa della prevenzione della violenza, ci può essere utile per diversi motivi, perché da una parte ci serve, perché a ciascun livello del modello ecologico noi possiamo andare a individuare quelli che sono i fattori di rischio e i fattori di protezione per la violenza, e dall'altra parte, cioè, un altro modo in cui il modello ecologico ci può essere utile è proprio andare a pensare ad iniziative di prevenzione su diversi livelli del modello ecologico, appunto. E, da qui per esempio il pensiero e la riflessione sul livello, stiamo parlando di prevenzione a scuola, ok, lavoro con i ragazzi e le ragazze, ma magari lavoro anche con i loro insegnanti e potendo lavoro anche con le famiglie e volendo fare proprio le cose fatte bene riesco anche a creare un servizio per la comunità. Ovviamente interventi che si riescono a situare a più livelli del modello ecologico, questo la ricerca ci dice, che possono avere così una maggior probabilità di portare ad esiti positivi rispetto agli obiettivi che si prefiggono, che di solito vanno nella direzione o di modificare gli atteggiamenti o di appunto implementare le conoscenze o anche di cercare di cambiare i comportamenti. Prima vi dicevo, lo dicevamo, che ci possono essere tanti fattori di rischio, ovviamente non li possiamo vedere tutti, non c'è modo, non c'è tempo, però almeno qualcuno, la violenza subita assistita in infanzia, lo vedevamo prima, è un fattore di rischio rispetto poi alla violenza esercitata in età adulta o in adolescenza, però non è il solo, allora sicuramente è un fattore di rischio a livello individuale, però ce ne possono essere tanti, qua non ve li ho riportati tutti, però ve ne ho riportati alcuni, che sono tutti quanti elementi sui quali un confronto, per esempio per chi lavora a scuola o per chi lavora con i ragazzi e le ragazze, ma anche con gli insegnanti, può essere importante riflettere, no? Che possono andare appunto dal, dicevo prima, dall'appartenenza a un gruppo dei pari, dove c'è un ideale di maschile appunto di un certo tipo e c'è una svalutazione del femminile, oppure il fatto di aderire in maniera molto, molto marcata a norme di genere o stereotipi di genere, su ruoli di genere di stampo tradizionalista, dove appunto al maschile si associano tutte le caratteristiche di dominazione, aggressività, anche violenza, e a quello femminile la passività, la rendevolezza, eccetera, eccetera. E altri fattori di rischio, se vogliamo andare più a livello sociale, a livello culturale, e sempre ci interessano molto se vogliamo lavorare con i ragazzi e le ragazze, è tutto quello che riguarda per esempio la sfera dei mass media e come vengono rappresentate le donne e le ragazze, in alcuni casi anche le bambine, nei media. E su questo ci soffermeremo un attimino, però anche altri elementi che possono favorire la violenza, l'assenza di leggi per tutelare le vittime e punire i colpevoli, una valorizzazione di un ideale maschile dominante aggressivo, eccetera, eccetera. Quindi tanti possono essere gli elementi, vi dico, questo non è assolutamente esaustivo, gli elementi che possono così favorire la violenza, vi dicevo prima, sono fattori di rischio, non cause, per cui anche se sono esposto a dei media che sessualizzano, che presentano figure femminili particolarmente sessualizzate, non è che automaticamente diventerò un autore di violenza, ma sicuramente tutto questo contesto culturale che svilisce la figura femminile e la sessualizza in maniera importante, mi contribuisce a banalizzare per esempio la violenza e a contribuire davvero in senso ampio a creare una cultura dove la violenza per esempio viene percepita come meno grave. Vi porto degli esempi rispetto a questo aspetto dei media, così perché nel lavoro a scuola tanto si utilizzano i mass media per riflettere con ragazzi e ragazze su questi temi, perché adesso così lo so che le immagini sono forti e non sono neanche le più forti, però ecco, no? E quando nelle pubblicità che noi incontriamo, e queste le possiamo trovare nelle riviste, le possiamo trovare online, le possiamo trovare un pochino dove volete. Quando per vendere un prodotto, qui non so neanche cosa, sì, jeans, viene utilizzata un'immagine di questo tipo, ovviamente
cioè, fermarsi, interrogarsi su che cosa stiamo guardando, su che modello di maschile e femminile ci viene veicolato, anche noi adulti, dico, è uno sforzo e comunque è una cosa che sarebbe bene fare, perché sicuramente pensando alla prevenzione della violenza, tutto questo non va nella direzione di una prevenzione della violenza, ma è proprio una banalizzazione, se vogliamo, come minimo di un certo tipo di comportamento. O anche nel mondo della moda, poi gli esempi sono tanti, adesso non vi sto dicendo di utilizzare questo tipo di immagine con i ragazzi e le ragazze, però vi dico quello che si può trovare in giro. Questa è una pubblicità che è stata tolta così dal mercato qualche anno fa, perché di tutti gli slogan, di tutte le immagini che uno poteva scegliere per vendere, credo, quello straccio, quella cosa lì, hanno scelto questo, no? Allora, parliamo veramente di una donna uccisa ogni due o tre giorni nel nostro paese, e la pubblicità va a pescare in questo tipo di immagine, in questo tipo di messaggio. Capiamo bene quanto è rischioso, quanto è quantomeno scivoloso rispetto alla banalizzazione del tema. E anche quando poi si cerca di, tra virgolette, correggere la situazione, si rischia di fare di non risolvere niente, perché per esempio in questa pubblicità, questa per esempio con quei ragazzi e le ragazze, mi è capitato di utilizzarla, e quando per cercare di migliorare appunto hanno creato questa, no? Che non migliora assolutamente niente, perché la parità, il rispetto di genere, il contrasto alla violenza non si fa promuovendo altra violenza o appunto ribaltando i ruoli in quel senso lì, cioè non è quello che interessa a nessuno di chi si occupa di questi temi, ed è importante discutere, no? Invece, cioè, perché una scelta di questo tipo, no? Cioè, che messaggio manda di nuovo? E quindi, ecco, si possono usare tanti stimoli. Prima vi dicevo, questa è una cosa che vi porto proprio per così, come condivisione, poi se qualcuno di voi avrà voglia di approfondire il riferimento principale sulla sessualizzazione delle bambine, ce ne sono tanti, l'Associazione degli Psicologi Americani ha creato un bel report diversi anni fa, perché ormai era il 2007, però poi ci sono stati degli aggiornamenti, anche altri rapporti di ricerca, proprio su come i corpi delle bambine vengono utilizzati. Anche a livello dei media. Quindi ovviamente, cioè, stiamo dicendo, non è che osservare queste immagini causa delle cose, però capite bene che crea comunque un contesto culturale dove davvero la violenza, comunque la sessualizzazione viene assolutamente banalizzata, no? E questo è un problema. Scusate che ho visto tanti interventi. Mi sono tardissimo, aspettate, cerco di arrivare alla chat in qualche modo, ecco. Allora, sì, ok, una vostra collega mi chiedete le modalità di valutazione, devo assolutamente parlare della valutazione. Una collega parla di intervento che ha fatto nel gruppo di scout, aveva presentato gli stereotipi presenti nei cartoni animati, nelle pubblicità anche di giocattoli, per far riflettere sul fatto che fin da piccoli riceviamo certi messaggi. Benissimo, confermo anch'io, cioè, anche io lo faccio. Poi per questo vi dicevo all'inizio, questo webinar è proprio un confronto su alcuni elementi che sono importanti e fondamentali, poi tutte le competenze trasversali, le idee, il come declinare, poi sicuramente anche ognuno di voi ha tante risorse e tanti strumenti e tante buone idee, quindi è importante proprio per questo il confronto, quindi benissimo. È previsto un attestato di partecipazione, su questo mi trovate assolutamente impreparata, non credo che sia stato fatto le altre volte, posso informarmi, le slide sì. Le slide ve le do, quelle sicuramente, anche perché sono andata via veloce, come molto veloce su alcune. Pubblicità assorbente in Uvenia, dovrei dedicare, vediamo dopo se c'è tempo e torniamo anche su quello. Allora,
perché assolutamente volevo toccare un momentino gli aspetti rispetto a cosa ci dice la ricerca, elementi importanti da tenere presente. Allora, un pochino questi che vi ho sintetizzato, intervenire se si può su più livelli del modello ecologico, intervenire non solo sulla violenza ma anche sulle norme, le consuetudini culturali, gli stereotipi, la parità di genere, interventi condotti da esperti formati sul tema, e teoricamente e culturalmente fondati. Dosaggio sufficiente vuol dire che tante volte non abbiamo tutto il tempo di cui avremo bisogno per affrontare questi argomenti, però ovviamente quanto più riusciamo a dare una continuità e a strutturarli in maniera che non si tratti soltanto di così, interventi singoli, ma appunto che abbiano a disposizione più tempo, questo potrebbe essere un elemento importante per, così, per un buon esito del progetto, anche se vi dirò, e adesso poi vi mostrerò l'esempio di un intervento che è risultato efficace grazie a un'attività di ricerca importante, non è sempre detto, cioè può essere che anche interventi brevi, però condotti correttamente, possano avere un impatto molto forte, l'importante sono gli elementi che ci mettiamo dentro poi di fatto. Ok, altro aspetto fondamentale, monitorare i programmi e valutare gli esiti, realizzare interventi che siano significativi per i territori di riferimento, sostenibili e replicabili, che prevedano buone partnership. Sempre questo la ricerca ci dice. E per quanto riguarda gli interventi a scuola, altri elementi a cui prestare attenzione, ovviamente che siano tarati sul contesto specifico, il più possibile basandosi sull'analisi dei bisogni di ciascuna scuola e dei ragazzi e ragazze, insegnanti, educatori e educatrici, incentrati sull'interesse dei minori e sull'adozione del principio di non maleficenza, quindi mettendo i diritti, i bisogni, la sicurezza, la protezione dei ragazzi e delle ragazze al centro di ogni programma, interventi che siano adeguati all'età, questo è ovviamente è cruciale, perché non è la stessa cosa andare in una scuola secondaria di secondo grado e a volte neanche nella stessa, così, tra una prima e una quinta passa un abisso, e andare in una scuola secondaria di primo grado. Ovviamente tutto deve essere tarato in base all'età dei partecipanti. Interventi che siano inclusivi, quindi garantendo la possibilità di partecipare a tutti gli studenti e le studentesse, e compresi coloro che sono a rischio di emarginazione o esclusione, come ragazzi e ragazze con disabilità o appartenenti a minoranze, e interventi ovviamente sensibili al genere per promuovere la parità di genere e contrastare tutte le forme di violenza. E progetti efficaci a scuola, vi dico che vi lascio tutte le slide, e ve ne riporto soltanto uno, e poi ovviamente, visto che il tempo è non tiranno di più, tutte le cose su cui non riesco a soffermarvi, poi vi dico anche, se avete voglia poi di ritrovarle e di ampliare la riflessione, vi do un riferimento. Io vi avevo riportato questo, che è un programma che viene così portato avanti ormai da diversi anni in Canada, ed è un intervento multilivello che coinvolge studenti, studentesse, insegnanti, genitori, comunità. E gli obiettivi di questo progetto, che si chiama Fourth Air, sono di aumentare la comprensione e le conoscenze dei segnali di pericolo nelle relazioni di coppia e aiutare i giovani ad apprendere abilità che favoriscano relazioni sane. Qui si lavora alle superiori e all'università, e vengono formati anche gli insegnanti. Mi chiedevate come sono stati valutati, e questi hanno fatto delle valutazioni rigorose, quindi degli esperimenti con gruppo sperimentale, gruppo di controllo, coinvolgendo 1700 ragazzi e ragazze tra i 14 e i 15 anni. E appunto dopo 2 anni al follow up, quello che si è visto è stato proprio un cambiamento rispetto ai comportamenti, quindi non soltanto un cambiamento negli atteggiamenti, ma davvero un cambiamento nei comportamenti, che è un risultato chiaramente importante e forte. Ovviamente, come ha scritto anche la collega prima, tutto questo tipo di iniziative è importante che poi le valutazioni il più possibile siano longitudinali e si mantengano dei monitoraggi anche a lungo termine. Però sicuramente nel momento in cui vi sto portando degli esempi di eccellenze, che ovviamente è molto più difficile poi riuscire a replicare nei nostri contesti e anche con le risorse limitate che spesso sono messe a disposizione per la ricerca in questi ambiti. Però ecco, anche ovviamente non riuscendo a fare esperimenti, non riuscendo a fare quasi esperimenti, già riuscire ad avere comunque una sorta di valutazione, che sia anche una valutazione con il singolo gruppo con il quale si sta lavorando, misurando prima e dopo,
anche le conoscenze o gli atteggiamenti, i comportamenti, dipende, perché ovviamente per quelli già diventa più complicato, però prevedere, avere in mente che ci sia una fase di valutazione, questo è importante. Questo vale sia per le attività che si fanno con i ragazzi, sia per le attività che si fanno con gli insegnanti. Che potrebbero essere anche dei focus group, che potrebbero essere anche tecniche qualitative di valutazione, che però potrebbero davvero riuscire a farci capire la direzione che ha preso il nostro intervento e gli esiti possibili verso i quali sta andando il nostro intervento, che così speriamo che siano positivi. Prima una collega ha scritto rispetto agli interventi con i maschi e di quanto importanti sono. Allora, diciamo che un pochino anche per la mia formazione, io ho svolto un dottorato di ricerca sui temi della violenza su donne e minori e mi sono occupata tanto di maschi, di ragazzi e di uomini, ma non soltanto per quello, di fatto perché secondo me per fare prevenzione sulla violenza contro le donne è cruciale, e non solo secondo me ovviamente, che il coinvolgimento del maschile sia così, sia nella mente di chiunque poi va ad intervenire e che ci sia davvero un coinvolgimento corretto, perché tante volte anche quando si lavora con classi miste di ragazzi e ragazze, ma anche appunto quando si lavora poi con i ragazzi, ci può essere sempre un pochino così il vissuto da parte di alcuni ragazzi, ok, o questa cosa non mi interessa tanto, oppure che ci può essere un po' il pensiero di sentirsi colpevolizzati, il timore, ecco, di sentirsi colpevolizzati o etichettati come aggressori, oppure il timore anche forte di non poter fare niente in quanto maschi per cercare di cambiare la situazione. Invece questa cosa non è assolutamente vera e tutti gli organismi che si occupano davvero di salute pubblica, ma anche, e se qualcuno di voi ha voglia di approfondire il discorso sugli interventi con i maschi, l'associazione, la ONG Promundo, se voi scrivete online Promundo, si occupa tantissimo di interventi con i ragazzi, bambini, ragazzi e uomini, e lì trovate tantissimi riferimenti interessantissimi su come si può lavorare con i maschi e sul fatto che è possibile e che i risultati poi sono davvero importanti, perché se noi ci occupiamo di violenza contro le donne, di solito chi le esercita è un uomo, anche se ovviamente non tutti gli uomini esercitano violenza, e chi non lo fa può invece svolgere un ruolo davvero importante in prevenzione e in contrasto. Quando si lavora con i maschi sarebbe bene che ci fosse, se pensate di lavorare anche nelle classi, in classi di solo maschi, in gruppi con soli maschi, che ci fosse anche un facilitatore di sesso maschile. O volendo anche un così, ovviamente formato, o se possibile riuscire a coinvolgere qualche uomo, qualche così ragazzo uomo che sia significativo per la comunità, per esempio penso agli allenatori sportivi per tanti ragazzi, ma anche i padri, oppure dei sacerdoti o dei peer educator, dei leader politici, cioè davvero delle figure maschili positive che possano fungere da modello per i ragazzi. E, sono super tardi, vi mostro, ma poi appunto ve lo lascio, un esempio di progetto efficace realizzato con i maschi, e per esempio questo, che è sempre dagli Stati Uniti o dal Canada, di solito il contesto anglosassone è quello che ci offre più così, ricerche valutate anche rispetto agli interventi. Questo progetto si rivolge a giovani atleti maschi con l'obiettivo di affrontare le norme di genere, prevenire la violenza nella coppia e le aggressioni sessuali, a realizzare gli incontri sono i loro allenatori preventivamente formati, che poi vanno nelle scuole e danno determinati messaggi ai ragazzi, insomma ai giovani atleti. Ecco, anche questo significa prevenire la violenza, ovviamente formando in questo caso gli allenatori. E aspettate che ovviamente è tardissimissimo, però almeno due cose e dopo vedo le domande. Rispetto al come fare, ok, tante cose le stiamo già dicendo, le abbiamo già dette. Poi vi lascio intanto questa come slide, perché è uno strumento che io uso e che spero possa servirvi. Aspettate che vado alle domande, se ce la farò mai. Allora, mica facile, eh? Eccoci. Allora,
Promundo, sì, l'associazione che lavora con i maschi, esiste un repertorio di buone pratiche di interventi di prevenzione svolti nelle nostre scuole della nostra regione? Allora, sì, sì, c'è, però non è esaustivo, per esempio, neanche di quello. Cioè, io mi ricordo che anni fa la regione proprio aveva raccolto alcune buone pratiche di interventi realizzati, però intanto non sono sicura che sia stata aggiornata questa cosa, comunque si trova sul, io l'ho trovato sul sito della regione, e quindi questo, appunto, ripeto, non so se sono stati aggiornati, e chiaramente quando io quello che vi sto portando adesso, quindi questi studi di valutazione così imponenti, importanti, con il gruppo sperimentale, il gruppo di controllo, quindi davvero ricerche, interventi valutati, così rigorosi da questo punto di vista nella nostra regione non credo che siano stati mai condotti. Vi posso dire che però diversi interventi, penso anche a un progetto che ho avuto modo di, così, al quale ho avuto modo di partecipare qualche anno fa, rivolto alle scuole dell'infanzia, lì Daniela, che mi pone la domanda, lo conosci bene, riconvolta anche tu, lì per esempio noi abbiamo cercato di realizzare comunque una valutazione con gli insegnanti, una valutazione qualitativa con focus group, per misurare davvero quello che era l'impatto del nostro intervento nel contesto scolastico. Quindi dal punto di vista, ricordi bene, sì, bene, dal punto di vista delle buone pratiche io non credo che siano state aggiornate. So che a livello universitario una rete di università stava raccogliendo alcune buone pratiche di questo tipo di interventi e di questo posso verificare se come stanno andando avanti con i lavori, perché è qualcosa che si sta facendo proprio in questi anni, in questo periodo. Quindi tutto quello di cui vi sto parlando, soprattutto per quanto riguarda il nostro paese, soprattutto per quanto riguarda la valutazione, è qualcosa che stiamo iniziando ad acquisire sempre di più, ovviamente, però ecco, è l'elemento che forse fino adesso è mancato di più, perché le buone intenzioni, i buoni lavori sicuramente si fanno, e si fanno anche da tempo. L'idea di valutare quello che facciamo, l'ottica della valutazione sta iniziando ad entrare in maniera più presente proprio in questi ultimi anni. Allora, sì, pensavo interventi, infatti, sì. Ok, allora, io in teoria dovrei concludere, ma non, sono ben lontana dalla conclusione, però almeno qualcosa rispetto agli strumenti che vi lascio dopo, però vediamo se ci sono delle domande che avete. Allora, rispetto al lavoro con i ragazzi e le ragazze, un pochino appunto, quello che vi dicevo, di lavorare non solo sulla violenza, ma di lavorare anche sui presupposti culturali della violenza. Io quello che utilizzo, che per me è uno strumento che in realtà utilizzo con i ragazzi, ma lo utilizzo anche con gli insegnanti, ma anche con gli altri adulti, cioè sperimentandolo prima su di me e poi anche sugli altri, è proprio questa idea della piramide della violenza, per cui lavorando sui presupposti culturali all'inizio e poi piano piano arrivando per gradi a forme di violenza sempre più esplicite, si riesce a capire davvero i passaggi che ci sono tra i diversi livelli e ad acquisire maggiore consapevolezza, perché questo è uno degli obiettivi degli interventi a scuola, quindi acquisire conoscenze, consapevolezza maggiore, allenare quello che è il senso critico rispetto anche ai messaggi e modelli che vengono veicolati a livello sociale e culturale. Per questo prima vi dicevo che i mass media sono una buona fonte di spunti rispetto all'intervento a scuola. La collega nella chat scriveva che ha fatto un lavoro su i giochi o sui cartoni animati, va benissimo anche quello. È un lavoro che io faccio e che insomma vi avevo riportato in una slide successiva, per esempio, uno dei possibili lavori può essere con le canzoni. Con le canzoni che i ragazzi e le ragazze ascoltano e che non si situano tante volte a livello 1, quindi lavorare sugli stereotipi
già ci muoviamo in alcuni casi a livello 2 sul sessismo, in alcune situazioni con alcuni testi di canzoni possiamo arrivare già alla descrizione proprio di forme di violenza, oppure comunque una presentazione della violenza, di nuovo come le immagini che vi ho mostrato prima, molto banalizzata. E allora è evidente che non si tratta di censurare la canzone o il video, quello che è, ma di portare degli elementi di riflessione per i ragazzi e le ragazze che di fatto sono immersi in un contesto che appunto rischia ancora troppo spesso di mandare dei messaggi che sono molto banalizzanti rispetto alla violenza. E, quindi questo è sicuramente un modellino che volevo lasciarvi. E, rispetto appunto su che cosa lavorare, tutto quello che vi ho detto finora, quindi sulle basi culturali, ma anche sulle emozioni, l'empatia e il rispetto, sulla presa di consapevolezza sui meccanismi della violenza, che non sempre sono così chiari, perché anche nei nostri studi emerge che non sempre c'è chiarezza rispetto a che cosa è violenza, che cosa non lo è. Invece su questo è importantissimo lavorare con loro. Mettere in discussione i comportamenti di dominazione e controllo, discutere appunto su dove è il limite, sfatare i pregiudizi sulla violenza che ancora sono tanto presenti, fornire indicazioni sui servizi a cui chiedere aiuto e prestare un'attenzione particolare alla comunicazione sui media. E sugli insegnanti si lavora analogamente, quindi le tematiche sono un po' le stesse, ovviamente aggiungendo a queste però, quando si fa formazione agli insegnanti, tutta una parte che riguarda le indicazioni nel caso in cui racconti di violenza dovessero essere riportati dagli studenti, quindi un po' come comportarsi sia rispetto agli obblighi appunto in caso di reati perseguibili d'ufficio di cui dovessero venire a conoscenza, sia riguardo proprio a come gestire un possibile racconto di violenza che potrebbe appunto avvenire, perché di fatto noi sappiamo, la ricerca, la letteratura ce lo dice, che i ragazzi e le ragazze non raccontano spesso le violenze che subiscono, lo fanno con fatica, e di solito quando lo fanno è più probabile che scelgano un amico, un'amica, un genitore, più spesso la mamma, però in alcuni casi può capitare che possano scegliere un insegnante o un educatore, un'educatrice, e che questo racconto possa così appunto richiedere un tempo, uno spazio, arrivare in maniera frammentata, però comunque è importante che gli insegnanti sappiano come relazionarsi con anche in questo tipo di situazioni e come anche gestire questo tipo di situazioni. Quindi questo è un elemento che di solito nelle formazioni con gli insegnanti viene sempre fornito. Allora, qui non vi dico niente di tutto questo che avrei voluto tanto dirvi, se no, dopo vedo le domande, lasciarvi con una risorsa che può essere questa per l'intervento a scuola, per parlare di violenza con ragazzi e ragazze, quando poi si arriva appunto a parlare di violenza, che è un sito web rivolto a loro e che non è stato valutato con un esperimento, però è stato valutato con focus group e questionari ad adolescenti, che quindi adesso vedete nella versione online come prodotto anche di un'attività di fatto di ricerca. E poi se avete voglia di approfondire, ahimè, tutta questa parte che come temevo non sono riuscita a vedere con voi rispetto proprio al come fare più pratico della gestione della classe, se avete voglia, questo è il libro che sono riuscita a scrivere quest'anno, dove un pochino raccolgo nella prima parte tutti gli aspetti di teoria che vi stavo un pochino riportando adesso, no? Quindi anche tutte le varie forme di violenza, come riconoscerla, e c'è una parte anche sulle violenze sui ragazzi, quindi sui maschi, e su tutte quelle che sono le norme di mascolinità. Dall'altra parte ci sono tutti gli strumenti per l'intervento in senso preventivo, diciamo che un po' questo che vi stavo raccontando adesso rispetto a quello che funziona dalla ricerca, ma poi c'è anche un percorso mediante schede di attività che è possibile proporre a scuola e che vanno un pochino a ripercorrere insieme a ragazzi e ragazze e anche agli insegnanti quella che è la piramide della violenza che vi ho mostrato prima. Allora, aspettate che vado a vedere le domande. Vi chiedo scusa perché siamo andati veramente, veramente un pochino oltre. Allora, lavorare anche sul linguaggio, assolutamente.
le donne si prestano a certi spot pubblicitari, è certo che sì, ho visto anche prima che il contesto è questo, no? Dove viene valorizzata la... dire, c'è sempre questo rischio che della sessualizzazione di cui vi parlavo prima, il rapporto dell'Associazione degli Psicologi Americani in questo è molto chiaro, no? Dice tanti messaggi sessualizzanti arrivano alle bambine, alle ragazze, alle donne, e prima arrivano possono arrivare dall'esterno, da diverse fonti, a tutti i livelli del modello ecologico, sempre per parlare di quello. Il problema poi è che questi messaggi sessualizzanti molto spesso vengono interiorizzati, no? Quindi da una sessualizzazione esterna si passi a un'autosessualizzazione, per cui io stessa mi considero che ho valore in quanto oggetto sessuale, o che in qualche modo, se mi presento in un certo modo, questa cosa così mi aiuta a presentarmi meglio, che è qualcosa che mi valorizza e quant'altro. Quindi ovviamente tutti quelli che sono i meccanismi legati al così anche alla sessualizzazione sono sicuramente un rischio presente. Ok, aspettate che adesso esco un attimo dalla condivisione. Ci siete ancora? Sì. Ok. No, mi scuso se sono andata davvero lunga, chiedervi, però ci sono delle cose che volevate aggiungere, volevate chiedere, anche se siamo andati un po' oltre. No, siete stati molto attivi nella chat, di questo vi ringrazio. Le slide, adesso vedo di trovare il modo di condividerle o di... Sì, penso inviarle via mail, quindi questa cosa penso si possa fare. E, così io, se non ci sono, sicuramente appunto ve le faccio inviare via mail, perché caricandole qua dubito di riuscire a fare una condivisione. Grazie. No, davvero io ringrazio voi per l'attenzione. È una cosa stranissima questa di parlare nel silenzio più totale, non potervi neanche vedere, neanche interagire. Così spero che sia comunque stato un momento di formazione, ma anche di confronto, per quanto un po' limitato dalla distanza. E che insomma, se ne avete voglia o modo, riprenderemo. E mi verrebbe anche da dire proprio che con il Comitato Pari Opportunità, rispetto ai temi della violenza, ci sarà sempre attenzione anche rispetto ai temi della prevenzione. Quindi io spero che ci potranno essere anche delle iniziative, le possibilità di approfondimento ulteriori. Mi dispiace che sia durato così poco, però grazie davvero per l'attenzione e ok, vi faccio inviare le slide via mail. Grazie e buona serata a tutti e a tutte. Salute. Grazie, arrivederci. Grazie. Ciao. Ciao, arrivederci. Grazie.